Fare un piano particolare, straordinario per la zona Cascine, stazione e tratti di collegamento che sono la metropolitana, credo si chiami così, insomma quel tramvia, e provare a sperimentare qualcosa che sia non più dare solo uomini e dare dei numeri, ma finalizzarli ad un progetto specifico che sia quello di bonificare questi luoghi dalla presenza di persone che in qualche modo affollano questi luoghi commettendo reati, e quindi facendolo, perché questo si può fare già ovviamente con gli strumenti ordinari, ma insomma prevedendo in maniera extraordine, diciamo così, faremo una cornice regolamentare del tutto, con probabilmente un provvedimento straordinario del prefetto che in qualche modo darà i codici, darà le regole alle forze di polizia, non solo per applicare la legge in caso di commissione di reati, ma anche insomma per bonificare proprio dalla presenza di queste persone che già di per sé talvolta viene denunziata dai cittadini come preoccupante per la sicurezza. Ecco, questo in grandi. Quindi nei prossimi giorni ci lavoriamo, definiremo il contenuto di queste ordinanze, valuteremo l'applicabilità delle stesse e quindi il numero di uomini. Noi già nei prossimi giorni destiniamo qui alcune decine di unità di personale, per esempio l'Arma dei Carabinieri manda dal 1 ottobre, che è domani, un contingente di 25 uomini del battaglione da dedicare proprio a queste attività, più o meno per 3 mesi, vabbè, con delle modalità insomma di giorni alternati. La stessa cosa faremo con la Polizia di Stato, con l'uscita dai corsi ormai imminenti, dai corsi di formazione degli allievi agenti, e la stessa Arma dei Carabinieri ha in uscita diverse migliaia di uomini dai corsi di formazione per gli operatori di primo ingresso. Tutto questo accompagneremo con l'attuazione di questo progetto, di questa ordinanza, con delle risorse dedicate. Penso che questo sia un primo passo importante, la proposta che ci ha portato il Ministro, di fare un focus specifico sulle cascine, sulla stazione, sulle tranvie, che sappiamo benissimo che sono dei luoghi in cui bisogna intervenire in maniera precisa e puntuale, e che hanno anche un risvolto sulle zone limitrofe, perché sappiamo bene che le problematiche che ci sono alle cascine poi hanno un risvolto anche su via Palazzuolo, su via Masofini Guerra, su Borgogna e Santi e su tutte le zone limitrofe, per cui intervenire lì vuol dire intervenire anche nelle zone intorno.